Nicola Molteni, candidato per la Camera Lombardia 2. Allora, lei è stato segretario provinciale di Como, quindi ha già un'esperienza sul territorio. Questa esperienza come vorrebbe, diciamo, trasportarla a Roma? Ma diciamo che il territorio comasco è un territorio ricco, è un territorio produttivo come del resto tutto il territorio lombardo. E questo territorio ha bisogno di infrastrutture. La pedemontana è sicuramente la richiesta principale che il nostro territorio oggi fa. Il progetto della pedemontana è già ad un buon punto grazie soprattutto al lavoro e all'attività degli amministratori locali, in modo particolare dell'amministrazione provinciale guidata da Leonardo Carioli, presidente della Lega. Oggi c'è da completare un'opera. Accanto a quest'opera ci sono altre opere importanti, assolutamente fondamentali per il nostro territorio, e quindi sicuramente l'impegno mio, qualora eletto, e della Lega comunque in generale sarà quello di portare soldi e finanziamenti affinché queste opere possano essere terminate. Questa è anche una terra ricca di imprese, ricca di artigiani. Siamo a Como, il settore tessile è sicuramente così l'elemento fondamentale della nostra economia. Le nostre imprese oggi sono in difficoltà, quindi l'impegno mio e della Lega comunque in generale sarà quello di sostenere queste imprese che rappresentano ciò che produce, ciò che porta ricchezza nel nostro paese. Edgardo Arosio, segretario provinciale per la Lega qui appunto a Como e anche assessore provinciale alla cultura. Come amministratore locale, come vorrebbe portare la voce di Como a Roma? Indubbiamente bisogna portare quelli che sono i messaggi politici fondamentali che vedono la Lega unico movimento politico che rappresenta le istanze del nord. La Lega ha saputo coniugare questa nostra assenza di volontà a gestire la politica rispetto al fatto che le nostre preoccupazioni fossero il lavoro, la famiglia, ma dimenticando la gestione della cosa pubblica. Bene, da amministratore pubblico, avendo fatto sia sindaco che vivendo l'esperienza della provincia, credo che sia importante coniugare l'esperienza amministrativa con un mandato che sia importante soprattutto per le istanze del nord. Quindi una lotta, soprattutto guidati dalla segreteria nazionale federale a fianco ai nostri parlamentari, per poter raccogliere le istanze di un mondo, il nostro, quello comasco, che è soprattutto fatto da una miriade di piccole imprese, di artigiani, di professionisti e soprattutto di tante partite IVA, le quali vogliono un fisco più leggero, vogliono famiglie che possano spendere meglio i loro fondi e poter avere il maggior potere d'acquisto.